Siamo con l'ingegner Luca Bezzi, responsabile settore strutture di Politecnica. Oggi ha presentato al convegno su che cos'è il BIM un intervento importante, il One Airport Square, realizzato ad Accra in Ghana. Esatto. Ci può descrivere il progetto e come è stato applicato il BIM in questo caso? Noi abbiamo realizzato, abbiamo progettato le strutture in calcestruzzo gettate in opera. Dell'edificio che di fatto è una griglia tridimensionale che sorregge i nove solai dell'edificio, e noi abbiamo utilizzato in particolare Tecla, che è il software che viene commercializzato in Italia da Paceas, e nella griglia tridimensionale abbiamo appunto utilizzato Tecla per disegnare tutte le barre tridimensionali. Adesso purtroppo non ci sono le immagini disponibili, però se ogni elemento è inclinato in maniera diversa sia diciamo lungo la verticale che lungo l'orizzontale, quindi la difficoltà che noi dovevamo affrontare era quella di poter avere di poter disegnare e modellare queste barre con questa variabilità di angoli e dimensioni, poterla rappresentare, poterle affidare un costo a questa cosa, e lo strumento Tecla nel caso specifico ci ha dato la possibilità appunto di realizzare un modello complesso della complessità appunto dell'edificio. In pratica cosa significa applicare il BIM in ambito strutturale? Allora, per noi in ambito strutturale diciamo così che il sogno sarebbe quello di poter avere dall'architetto, perché di solito noi siamo chiamati leggermente dopo nel processo progettuale, partire da un modello tridimensionale che ci viene fornito dai nostri colleghi architetti, inserirlo in un software di calcolo, poterlo calcolare, poter verificare le dimensioni e poi passarlo ai nostri colleghi che ne fanno il disegno, che fanno la parte di dettaglio delle strutture. Questo è il sogno, quello a cui si dovrebbe arrivare. Oggi noi per esempio in Politecnica facciamo progettazione integrata, noi quando lavoriamo all'interno lo possiamo fare queste cose, noi lo facciamo come Politecnica di fatto, seguiamo questo percorso. Per quello che riguarda il nostro settore, noi utilizziamo per il calcolo SAP 2000, per il calcolo distribuito in Italia da CSI, per il calcolo strutturale invece Tecla per quello che riguarda sia le strutture di cemento armato che le strutture di acciaio, e partendo da un FC o da modelli diversi che arrivano dai nostri colleghi architetti, noi esportiamo la geometria per poter fare il calcolo e poi dopo di nuovo la geometria per poter darla ai nostri colleghi che fanno i disegni, e poi quella di fatto è la madre, che di solito poi viene utilizzata anche in cantiere per costruirlo, perché temporalmente le strutture è il primo degli elementi dell'edificio che vengono realizzate. I primi disegni che arrivano in cantiere di solito sono quelli degli ingegneri. Il primo disegno fra tutti è sempre quello della fondazione, dei pali magari della fondazione. Quello è la prima cosa, di solito siamo noi prima di arrivare a fare, dopo quelli che hanno fatto il buco, siamo noi. Sì. Un'ultima domanda, a questo BIM Summit si sta discutendo molto anche di costi e di benefici del BIM. Secondo lei, per una società che si occupa di ingegneria, una società di ingegneria, il BIM è un vantaggio o un onere? Allora, per noi direttamente è un vantaggio se tutta la filiera di chi lavora lavora in BIM, se tutti sono tra di loro collegati, se noi non dobbiamo fare una trasformazione del CAD tradizionale al BIM, allora funziona. Cioè, se a me arriva il modello degli architetti impostato correttamente, ci siamo messi d'accordo giusto, funziona. Noi lo importiamo e quindi c'è un vantaggio. Diciamo che guardando solo la strada di ingegneria, io penso che in altri settori, in altre esperienze, io vengo da poco, sono ritorno dagli Stati Uniti dove stiamo guardando un appalto e confrontandoci con dei colleghi, loro ce l'hanno già di chiedere una fee più alta, cioè di chiedere un compenso più alto se lavorano col BIM, perché chiaramente c'è un impegno dal punto di vista della modellazione che è più elevato. Perché è necessario appunto fare il modello, collegare tutti gli elementi, come spiegava giustamente la collega prima di Starching, la storia di ingegneria, c'è bisogno di fare questo database tridimensionale, e per poterlo fare serve questa artigianalità che occupa tempo. Una volta fatto però c'è garanzia, per esempio c'è molto più garanzia sui costi, quindi si vende un prodotto diverso, alla fine si dà un servizio che è diverso e che dovrebbe costare di più a chi lo dà, però dovrebbe garantire a chi lo compra, a chi lo acquista, a chi richiede il servizio, sicuramente una qualità diversa, sicuramente una precisione diversa.
Perfetto, grazie mille. Grazie.